Ciao, benvenuto in questo nuovo video, in questa nuova pillola di Shopify. Io come sempre sono Federico, il docente del corso Shopify Power Training che ti insegna a appunto realizzare il tuo e-commerce di successo e in questo video, come avrai anche già letto dal titolo, andremo a parlare del dropshipping, però in maniera specifica del dropshipping realizzato in Italia. Che cos'è il dropshipping? Con dropshipping si intende il, diciamo, vendere dei prodotti di aziende terze che lo producono, che gestiscono sia il magazzino che la spedizione. Dunque noi, come diciamo realizzatori della vetrina su Shopify del nostro e-commerce, ci occupiamo solo della vendita. Tutto quello che concerne la produzione e la logistica è in mano appunto al produttore o al rivenditore che andremo a contattare. Ma perché vi voglio parlare proprio del dropshipping in Italia e non nel resto del mondo, dal dropshipping dalla Cina? Quello che la mia idea personale, la nostra idea di Scuola E-commerce è che il dropshipping è una soluzione sicuramente interessante, però fatta nella maniera giusta. Dunque, per esempio, dall'Italia all'Italia, dunque un'azienda italiana produttrice in Italia che spedisce a clienti in Italia o in Europa, o anche aziende situate in Europa che spediscono in regioni come l'Italia, come la Francia, eccetera. Questo perché? Beh, perché innanzitutto riusciamo a garantire una delle cose fondamentali dei giorni nostri, che è le tempistiche di spedizione. Dunque riusciamo a garantire spedizioni di 24-48 ore con costi abbastanza ridotti, appunto non eccessivi, soprattutto se l'azienda produttrice è situata nello stesso paese dove è situato il cliente che ha appena acquistato. Inoltre non abbiamo spese di dogana, di importazioni, non abbiamo spese di certificazioni dei prodotti, di tutte le certificazioni che ha bisogno di ogni prodotto per essere importato e venduto in Europa e nel mondo. Dunque, appunto, quello che a noi di Scuola E-commerce dà molto fastidio è che il dropshipping è molto sdoganato, viene molto venduto come una cosa facile da fare, una cosa che ti rende ricco da un giorno all'altro, però non è così. Se vogliamo andare a truffare le persone, dunque comprare dei prodotti scadenti dalla Cina, farli arrivare con 30 giorni di spedizione, senza una certificazione, senza una tutela del personale che l'ha prodotto, senza una tutela dell'ambiente, questo è un modello di business fraudolento, è un reato quello che stanno facendo quelle persone che vendono determinati prodotti, e noi ci vogliamo discostare da questo argomento. La forma di dropshipping che vi voglio spiegare io oggi è quella di cui hanno bisogno molte realtà italiane. Difatti, l'abbiamo provato noi in prima persona, ci sono molte aziende che producono made in Italy, che producono prodotti, diciamo, di alta qualità, che però non vengono venduti online. Ma perché non vengono venduti online? Non vengono venduti online perché in primis le aziende produttrici sono di un'altra generazione, sono abituati alle fiere, alla vendita al dettaglio, alla vendita ai grossisti, ma non hanno un esperto e non vogliono nemmeno, diciamo, impegnarsi in questo mondo dell'online. Dunque è molto, diciamo, richiesta, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, la nostra esperienza, questa figura, e dunque delle persone che abbasano il loro e-commerce, il loro modello di business su delle aziende italiane produttrici che gli gestiscono la produzione del prodotto, il packaging, la spedizione al cliente finale, e invece l'esperto, noi, l'e-commerce specialist che realizza il sito e-commerce, si occupa della vendita e della gestione dei canali online. Se tutto questo vi sembra impossibile, vi assicuro che non è così, in quanto io in prima persona ho un brand che gestisco con un'azienda italiana che produce dei prodotti made in Italy che rivendiamo in Italia e in Europa, e loro in primis mi chiedono, per dei loro conoscenti, delle loro aziende, dati i risultati che abbiamo ottenuto, se posso realizzare dell'e-commerce anche per loro e fare la stessa cosa. Dunque il mercato c'è, non andate a impegolarvi in dropshipping dalla Cina o comunque da paesi fuori dall'Unione Europea che dovete
fare veramente veramente tanta burocrazia e tanti hanno tanti tanti costi se si vogliono fare le cose secondo la legge in vigore in Italia e in Europa. Dunque il dropshipping è un'opportunità, ma è un'opportunità se fatto con criterio e rispettando le esigenze e la domanda di mercato. Dunque le tempistiche di spedizione, la qualità del prodotto, la qualità del servizio e soprattutto il rispetto delle persone. Dunque non spedire prodotti di bassa qualità che non hanno un controllo qualità, non rispettano l'ambiente e dunque non sono a favore di nessuno. Dunque ci vediamo nel prossimo video. A presto.